figa. Davvero, Elena. Elena, smettila, sempre con gli occhi su questo cellulare. Ma perché non ti guardi attorno almeno oggi? Dai, muoviti. Ragazzi, aspettate la principessa. Ehi, raga, la birra di oggi la offro io. Mi sono tolto l'esame di analisi 2. Un brindisi ad Antonio che ci ha messo solo 6 mesi a passare analisi. Dai, Laura, non rompere. 6 mesi per un 30 sono 6 mesi ben spesi. Beh, certo, 6 mesi per prendere un 30, se vai avanti così ti laurei tra 50 anni. Elena, perché non parli? Fai scena muta come all'ultimo esame. Dai, lasciala fare. Vieni, stavo giusto preparando il caffè. Perfetto. Come stai? Ah, io sto bene, grazie. Tu piuttosto non hai detto una parola l'altro giorno in montagna. Sei sempre appiccicata a questo telefono. Hai la faccia di chi indaga. E tu hai la faccia di quando non mi vuoi dire qualcosa. Alessio. Alessio? Per quello che sono in fissa col telefono. Dai, lo sapevo che c'era qualcosa, ma dimmi com'è. Veramente non lo so. Come non lo sai? Sono mesi che parliamo in chat. Io penso di provare qualcosa. Ci sono andata sotto. Ma perché non l'hai incontrato? No, parliamo solo su Instagram, non me la sento di incontrarlo. Non mi sento alla sua altezza, ho paura di deluderlo. Elena, fai sempre così, sei bellissima. Poi lui mi sembra piuttosto interessato. Dai, fammi vedere una foto. Dai, dai! Guarda questo! È bellissimo! Non ce la faccio più, cazzo. Io non ce la faccio più. Lavoro, lavoro, lavoro e non saremo mai a fine mese, porca puttana. Anche sta settimana, sto stronzo non ci ha dato un euro per gli straordinari. Shhh, il pitbull. Del giornale Aprilio, donando alla città e ai concittadini. Investendo il denaro. Pronto? Sniper? Mattarella al meeting di Rimini, vaccino unico strumento efficace, dovere atto d'amore verso i più deboli, serve responsabilità.
Tutta Italia in zona bianca, oltre 2 milioni di cinquantenni ancora scoperti, figliuolo in arrivo più di 5 milioni di dosi. Afghanistan, rastrellamenti casa per casa, ancora caos in aeroporto, la resistenza riconquista 3 distretti. Vertice dei ministri degli esteri NATO, i talebani rispettino i diritti umani, Biden sotto accusa, parla in conferenza stampa, vertice Putin-Merkel. Ghiacciai alpini sempre più a rischio scioglimento, gli esperti sotto i 3500 metri spariranno entro il 2050. Boom di alimenti senza grassi, gluten... La bellezza del Rinascimento, bensì questa dimensione propriamente etica del donare a Dio, donando alla città e ai concittadini, investendo il denaro privato comunque guadagnato sul teatro delle strade e delle piazze, conquistando pubbliche benemerenze e mettendosi in gara con le altre famiglie di cospicua ricchezza. Elena, ciao. Senti, ma che è successo? Perché non mi rispondi? Mi devo preoccupare. Che dici se passo da te per un caffè? Stai bene? In quel mondo così radicalmente diverso dal nostro, massimo vanto dei ricchi era che... denaro privato producesse arte pubblica incrementando il bonum comune di pertinenza di tutti i cittadini, anche dei più poveri. Generosa e lungimirante della bella fortuna, i medici finirono per trattare, anzi col diventare sovrani, nulla di vano dei connubi di arte e denaro che ci vengono proprio pronti a Colosseo i templi di aiutando il ricato come fossero inutili rinoni di una nonna la di tanto. Dovrei sostenere l'esame. La sessione è terminata, signorina. Ci vediamo fra due mesi. La prego, professore, per me è importante. Se fosse stato davvero importante, sarebbe arrivata in orario, no? Thank you.
signorina. Grazie. Ciao Elena. Ciao Alessio. Finalmente ci incontriamo. Sì, forse non vedevo l'ora. Facciamo un brindisi. Ti ho portato un regalo. Ah, grazie. Scusa, devo andare in bagno. Non posso ricordare il tuo viso e neanche la tua voce. Posso soltanto regalare, ripensando alle tue parole, e poi d'incanto ecco il paradiso, no guarda non piango, son soltanto le mie scuse. Dai, ascolta, per domenica non prendere impegni che ce ne andiamo in montagna, ok? Vengono pure Pier Giorgio ed Antonio che finalmente ha superato quel cavolo di esame di analisi 2. E poi non fare come fai ultimamente, per favore, che visualizzi e non rispondi, ok? Ti voglio bene. Terze persone, si chiede scusa alla mamma, si chiede scusa al papà, ma ogni tanto bisognerebbe chiedersi scusa da soli, per tutto il male che ci facciamo, e per questo sono scuse personali.